Allora, buongiorno a tutti. Io direi di incominciare con l'assemblea annuale, visto che poi sono anche le votazioni, è un'assemblea un po' più lunga del solito. E, allora, come... cominciamo. Allora, la presentazione. Allora, ormai tutti lo conoscete, dalla provinciale c'è cioè Doriano Campanini, quindi se vuole può dare subito un saluto. Lasciamo andare avanti comunque. Dopo magari due parole, poi facciamo volentieri. Allora cominciamo, qui c'è il sindaco, Bacetto 80, ci siamo un po' tutti. Cominciamo con l'ordine del giorno. Il primo ordine del giorno è la nomina del segretario dell'assemblea. Il presidente presidente e segretario, giusto? Sì. Quindi, se siete d'accordo, come sempre farei io il presidente dell'assemblea e Marco, visto che è già segretario dell'Avis, come segretario dell'assemblea. Non va bene? Ok. E uno fa. Poi dopo il secondo punto dell'ordine del giorno è la relazione morale del consiglio direttivo. Relazione morale del consiglio direttivo per l'anno 2016. Carissimi amici, prima di dare lettura della relazione sull'attività che il collegio direttivo ha svolto durante l'anno 2016, vi invito a ricordare i soci donatori ed emeriti scomparsi con un minuto di raccoglimento. L'invito inoltre ad essere vicini con il pensiero a tutti gli ammalati della nostra comunità, ad essi l'auguro di una rapida guarigione. Un saluto particolare e un ringraziamento ai benefattori e a coloro che, con la loro collaborazione disinteressata, hanno aiutato la nostra associazione a crescere e a migliorarsi anche partecipando attivamente alle nostre manifestazioni. La relazione che andremo a leggere e a discutere intende evidenziare l'attività e i risultati raggiunti durante l'anno 2016. Donatori, soci, considerazioni sulla vita associativa. Soci donatore 31-12-2016, 181. Soci ex emerita 31-12-2016, 2. Soci collaboratore 31-12-2016, 3. Soci sostenitore 31-12-2016, 623. Flaconi di sangue raccolte nel 2016, 232. I nuovi donatori durante il 2016 sono stati 9. Il risultato è molto importante, soprattutto se si considera che si tratta prevalentemente di giovani. Questo risultato ci permette di reintegrare in parte il numero di donatori cessati. I donatori cessati sono 20, per operazioni burocratiche del direttivo di questa sezione, il quale ha dato esecuzione al regolamento che prevede la cancellazione di un socio dopo 2 anni di inattività associativa. Abbiamo registrato un notevole incremento di fleconi raccolti grazie all'impegno profuso dal direttivo e dall'Avis provinciale nel permettere il mantenimento della nostra sala prelievi e l'aumento di sedute. Quest'anno il numero di donazioni è stato di 232, numero nella media degli ultimi anni, un risultato che comunque ci mantiene in linea con gli ultimi anni, 242 nel 2012, 238 nel 2013, 185 nel 2014 e 226 nel 2015. È un risultato per noi soddisfacente, frutto di un notevole impegno di promozione informativa da parte dell'associazione sui fini e gli scopi perseguiti dall'Avis,
quali appunto educazione al dono del sangue, sviluppo della coscienza trasfusionale e tutela della salute del donatore, contribuendo all'educazione sanitaria dell'intera popolazione. Della dedizione si è resa mostrata dei donatori di questa sezione, i quali con loro impegno e costanza hanno realizzato questo importante risultato. Il dato acquista ulteriore importanza se si analizza anche il contesto di anzianità del nostro comune e della montagna in generale, nonché il progressivo spopolamento delle nostre zone. Ringraziamo anche in questa occasione i due medici di Vercetto, dottor Molinare Bruno e dottor Porchi Pierluigi, che alternandosi per il periodo di un anno ciascuno ci consentono di risolvere il problema riguardante la direzione sanitaria della sezione. Attività trasfusionale sanitaria. Nel corso del 2016 sono stati effettuati 9 prelievi collettivi, 2 dei quali nei mesi di luglio e settembre, anche per sopperire alle necessità urgenti che si verificano nel corso della stagione estiva, per motivi relativi all'aumento degli incidenti stradali e alle ferie di donatore. Come negli anni passati, sono stati invitati a sottoporsi agli esami di unità i giovani del comune che avevano da poco compiuto il 18° anno di età. Si tratta di una buona consuetudine che porta a risultati positivi che occorre quindi mantenere. I donatori ovviamente vogliono essere informati tempestivamente sulle loro condizioni di salute. Abbiamo fatto tutto il possibile per consegnare in tempi brevi gli esiti degli esami pervenuti alla sezione. Attività ricreativa, propaganda, manifestazioni. Nel 2016 è stata per la nostra sezione un anno importante sotto il profilo propagandistico e ricreativo. Nel corso dell'anno, in riferimento alla finalità di promozione dell'informazione e dell'educazione al dono del sangue e di promozione culturale del volontariato, la sezione AVS di Vercetto ha deciso di intraprendere le seguenti iniziative. Bike Tour 2016. In collaborazione con l'associazione Riso Fa Buon Sangue è stata organizzata una serata presso il salone della Casa della Gioventù con i comici Paolo Franceschini e Rinoceronte in una delle tappe del Bike Tour per la sensibilizzazione del dono del sangue. Alla serata era presente anche la squadra di football dei Panthers. La serata è stata da tutti molto apprezzata e la generosità degli spettatori ha permesso alla Avis di raccogliere fondi importanti per il mantenimento della sede. Pizzato in memoria della gente. 26 giugno. La famiglia di Bari ha organizzato una serata a base di pizza per ricordare la moglie e la mamma del Somigna in piazza San Moderanno, dando a noi di Avis e Croce Rossa, sezione di Vercetto, la possibilità di partecipare come aiuto nell'organizzazione e svolgimento della festa. La serata è andata molto bene, il ricavato è stato poi donato dalla famiglia a Avis e Croce Rossa. Festa dell'Avis, sabato 6 e domenica 7 agosto. La sera del 6 agosto, presso il salone della Casa della Gioventù, è stata organizzata la rassegna Incanto Popolare, 6ª edizione in collaborazione con Proloco e Corale Madonna delle Nevi. Durante la serata sono esibiti cori Madonna delle Nevi, coro Tre Fonti di Vercetto e coro Cantori del Fuso di Lupazzano Parma. Nella mattinata di domenica 7 agosto, dalle ore 11.30, polenta con sugo di funghi da sporto presso i giardini. A seguire nel pomeriggio è stata distribuita la tradizionale torta fritta di salumi, accompagnata dalle note musicali con Gianni. È stata distribuita una consistente quantità di materiale propagandistico in favore dell'AIS. Per tutta la giornata sono stati allestiti giochi gonfiabili per i più piccoli. La partecipazione è stata numerosa ed il risultato molto gratificante per il paese. Inoltre l'associazione ha organizzato Gita Sociale Bergamo 20 marzo, Gita Sociale Bobbio a Castelli di Rivalta 18 settembre. Le giornate sono servite sia come momento di aggregazione e amicizie, ma anche come occasione di propaganda delle attività della sezione, invitando i presenti e le loro famiglie ad un'opera costante di sostegno e proselitismo nei confronti del volontariato. Giornata raccolta quote associative. Nella giornata di domenica 18 dicembre, giovedì 22 dicembre, abbiamo allestito in piazza un gazebo per la raccolta delle quote associative 2017. Nell'occasione abbiamo distribuito i nuovi calendari del 2017. Le due giornate sono state molto positive, la raccolta è andata molto bene ed è stato un ulteriore momento per aggiornare i cittadini sull'evolversi della situazione della nostra sede.
amministrazione. La situazione economica e patrimoniale della sezione sarà illustrata dettagliatamente nel corso della presentazione di bilanci consuntivi e preventivi da parte del tesoriere della sezione. Le entrate sono frutto delle quote dei soci sostenitori, dei contributi e delle offerte, delle quote flaconi e degli utili derivanti dalle manifestazioni. Le spese hanno interessato la normale attività di gestione, l'acquisto e la riparazione di attrezzature indispensabili per l'attività di prelievo, la propaganda e l'organizzazione delle varie attività della sezione. Nel 2016 è stato richiesto a tutte le famiglie del comune il versamento della quota dei soci sostenitori. È un'operazione che dà sempre esito positivo, poiché ci permette di raggiungere tutte le famiglie e garantirci quindi buone entrate economiche. Conclusione. Un grazie particolare a tutti i donatori, che sono i veri artefici della vita dell'associazione e dai cittadini delle collaborazioni alla vita e all'attività della sezione. Io qua aggiungerei anche un grazie anche a tutto il direttivo dell'ABIS, perché si impegna molto per la propaganda dell'ABIS. Il consiglio direttivo si scusa per ogni volontaria mancanza in qualche atteggiamento o verso qualcuno. Nella certezza che ogni cosa è sempre fatta in buona fede e con l'unico scopo di propagandare l'ABIS e la finalità per cui esiste. Adesso volevo fare un saluto a Luigi, che so che dopo devi andare un po' di corsa, infatti letto un po' la svelta. Era solo per dire un grazie a nome di tutta la comunità di Querceto, a un'associazione che è particolarmente importante. Fare i volontari poi cambia anche l'atteggiamento, non solo nei confronti della donazione del sangue, ma anche l'atteggiamento verso tutti gli altri, quindi è un senso sicuramente positivo. Credo anche che sia cambiato l'atteggiamento che c'era qualche anno fa, che voleva portare addirittura alla chiusura delle sezioni piccole, alle sezioni in un certo modo, e abbiamo visto che ci è sembrato, visto che abbiamo difeso insieme anche ad altri sindaci l'apertura della sezione dell'ABIS, ci è sembrato anche una scelta giusta, visto le note anche allarmanti che a volte si leggeva sui giornali della carenza di sangue, che almeno non so se è stato incentivato in questi anni, ma erano già degli anni che non si leggevano queste cose. Cui tutto sommato la scelta credo che sia molto positiva di mantenere le sezioni e quindi di mantenere i volontari. 181 volontari non sono pochi in un paese come Vercetto, certamente possono essere anche di più. Possiamo anche cercare di fare più propaganda, a parte che i giovani, come dicevi, no, i giovani si sono iscritti, questo è positivo. Oltre 600 soci e sostenitori vuol dire che Vercetto apprezza l'ABIS, come del resto ha motivo di farlo, non solo per la donazione ma anche per tante altre attività che questa associazione cerca di portare avanti insieme anche a tutte le altre associazioni del volontariato. Quindi grazie per tutto questo. Vi porto naturalmente il saluto dell'ABIS provinciale e un ringraziamento a tutti i donatori di Vercetto, a tutti i volontari e naturalmente ai dirigenti che fino in questo quadriennio hanno espresso un lavoro encomiabile. I numeri lo testimoniano, di donatori che, come diceva anche il sindaco, in una comunità come Vercetto non è di poco conto. Il ruolo sociale che ha l'ABIS, soprattutto nelle comunità montane, in questi paesi, è fondamentale ed è espresso anche dallo statuto dell'ABIS, l'importanza del ruolo sociale, oltre che la donazione di sangue di per sé, che lo rappresenta principalmente, ma anche il ruolo sociale è fondamentale e ABIS si impegna in questo senso. Per cui anche la vostra difesa del punto prelievi è una cosa comprensibilissima, che chiaramente è andata a cozzare per un certo periodo di tempo con quelle, le nuove normative e con tutto quello che è cambiato ed è stato stravolto in questi ultimi 4 anni.
se in questi 4 anni sono cambiate radicalmente proprio l'approccio alla donazione di sangue e alla raccolta con l'introduzione di normative nuove, ma soprattutto è stato richiesto alle associazioni di volontariato. Questo ha portato anche alle difficoltà che sono emerse e chiaramente è comprensibile proprio anche da parte delle comunità questa difesa. È chiaro che il punto di raccolta non dovrà rappresentare anche in futuro qualcosa di indispensabile nei fili. Un certo punto io penso che i numeri che ha Derceto attualmente non mettano in discussione adesso una chiusura del punto prelievi, non se ne sta assolutamente, perché al momento adesso insomma si è fermi per verificare insomma come si sta andando. Sulla stampa degli ultimi giorni avete letto anche del calo delle donazioni. A volte se la necessità di sangue, l'emergenza, sembra che ci sia emergenza, sembra che di sangue a volte ce ne sia a sufficienza, è negativo, soprattutto alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni, nel senso che segue questo una programmazione che è stata poi dettata da un piano regionale e la presente relazione desideriamo evidenziare brevemente attività che si ritiene di dover svolgere per garantire alla nostra sezione nell'anno 2017 i migliori risultati possibili. Si ritiene indispensabile prima di tutto continuare ad operare con assiduità per assicurare all'Avis nuovi iscritti e nuove donazioni di sangue. A tal fine è necessaria l'opera personale di ogni iscritto e di ogni consigliere, prima di tutto nei contatti interpersonali e familiari. Propaganda e ricerca di nuovi iscritti. La sezione dovrà continuare nelle seguenti iniziative di propaganda: giornate di presenza nelle scuole elementari e medie del comune, giornate dell'Avis e del volontariato in generale nel periodo estivo delle piazze principali, gite sociali, distribuzione di materiale propagandistico e promozionale, attività trasfusionale. Nel corso dell'anno 2017 si prevedono un numero 9 prelievi collettivi, 2 dei quali nel periodo estivo. Si continuerà ad invitare e sottoporsi agli esami di idoneità i giovani del comune neo diciottenni. Si cercherà di raggiungere o speriamo superare il numero di donazioni del 2012, attuale record. Amministrazione. La situazione economica e patrimoniale della sezione ad oggi non desta preoccupazione. Grazie alla generosità di tanti sostenitori e ad una oculata amministrazione. Tutto ciò risulta anche nei dati del bilancio a disposizione di tutti. Le entrate che saranno frutto principalmente delle quote di socio sostenitore, ai quali è stato inviato il bollettino postale per il pagamento della quota annuale, ma anche dei contributi, delle offerte e degli utili derivanti dalle manifestazioni. Serviranno per la normale attività di gestione, per l'acquisto e la riparazione di attrezzature indispensabili per l'attività del pavimento, per la propaganda e la realizzazione delle varie attività della sezione. In più adesso c'è anche l'accreditamento che comporta spese maggiori per la sezione. Sono scordati di segnarlo, però ci sono. Dopo Albert ve lo dirà, le spese che abbiamo affrontato per tenere in ordine la situazione. Il quarto punto è la presentazione del bilancio consuntivo 2016, della relazione del Collegio di Revisione dei Conti e del bilancio preventivo 2017. Quindi lascio la parola ad Albert Andrai che vi spiega tutto. Buongiorno a tutti. Cerchiamo di riassumere e anche di semplificare un po' le cifre nella maniera più chiara possibile. Se guardiamo l'anno 2016, anno solare 2016, il risultato della gestione è stato attivo di 846,45 euro. Le spese complessive che abbiamo affrontato e che dopo vedremo in dettaglio sono pari a 11.934,64 euro. a fronte di entrate complessive di 12.781,09 e questo appunto da quell'utile di 846 per quanto all'anno. Al 31/12/2016 avevamo una disponibilità complessiva di 7.247 euro e un centesimo.
all'inizio dell'anno invece era di 6.400, quindi c'è stata una, questa crescita di cui abbiamo già detto prima di 846 euro. Il dettaglio delle spese, adesso poi ve le elenco così come quello delle entrate, buona parte di queste si riferisce all'attività normale della, della sezione anche dal punto di vista amministrativo, quindi sono stampati, che sono stati ridotti al minimo, le buste, la carta, queste cose qui, così come quelle per la tenuta del conto corrente bancario e postale, che dopo vedremo. Ad esempio, invece, da segnalare che c'è stata una spesa veramente di pochi euro relativa alle, alle spese di pulizia della sede, perché la facciamo noi, ci vengono forniti disinfettanti dalla provinciale per il scopo sanitario, il resto provvediamo da soli, quindi abbiamo risparmiato su quello. Così anche sulle spese di trasferta, che praticamente non ce ne sono, perché ciascuno gestisce i viaggi così come volontariato. Ecco, quello che è, ne accennava prima Alberto, quello che diciamo, ha avuto un peso nel corso dell'anno da un punto di vista economico rilevante è stato l'acquisto, per mantenere appunto a norma il funzionamento della sede, l'acquisto del gruppo elettrogeno che è stato fatto insieme alla Croce Rossa al 50%. Questo serve alla Croce Rossa ovviamente per la sua attività, che è un'attività 24 ore su 24, però serve anche all'Avis, è indispensabile perché in caso di carenza di elettricità, di interruzione del servizio elettrico, consente agli operatori sanitari, all'equipe medica che fa il prelievo di avere sempre attiva sia la rete internet, la rete di collegamento dal punto di vista sanitario con la sede di Palermo, con l'ospedale, e anche di mantenere, cioè di non interrompere mai l'attività trasfusionale, anche se ci fossero temporali o interruzioni appunto, come si diceva, di elettricità. Il costo diviso fra le due associazioni, l'Avis da sua parte ha pagato 3.680 euro e 30 centesimi. E questo naturalmente ci ha messo anche in condizione di cercare delle forme anche per sopperire a questa spesa, che abbiamo affrontato in maniera abbastanza tranquilla comunque, e che abbiamo concretizzato in particolare con alcune ricorrenze particolari. Si accennava alla pizzata della famiglia di Bari, si possono nominare non solo delle manifestazioni pubblicitarie che anche quelle hanno reso abbastanza, hanno aumentato le entrate, e molto rilevante è stato dal punto di vista delle entrate il discorso che abbiamo fatto, che sempre era contenuto nella relazione del Presidente, che era quello della, di una modalità un po' diversa di raccolta delle quote annuali. Cioè prima ci affidavamo, ci siamo sempre affidati alle poste per la distribuzione dei bollettini, delle lettere, e quindi con, anche con le tariffe agevolate che le poste consentivano, ma che comportavano sempre una spesa annuale circa di 300 euro, a suo modo, per tutto il comune. Quest'anno abbiamo fatto noi la distribuzione capillare di tutti i bollettini in tutte le frazioni, e quindi in ogni famiglia, in ogni cassetta postale abbiamo consegnato noi il bollettino. In più abbiamo fatto le due giornate in piazza, e dobbiamo dire che abbiamo avuto una risposta molto molto positiva da parte delle persone, dei cittadini, sia per il contatto che c'è stato personale nelle due occasioni appunto in piazza, sia per nel corso di una distribuzione ancora più capillare, tant'è vero che le cifre che dopo poi magari vi rileggerò anche, però tutte le voglio ripetere, perché dai 1735 euro che abbiamo raccolto nel 2015 siamo passati a una raccolta di contributi da sostenitori di 4.176, quindi abbiamo, è stata una cosa molto molto positiva. Così come ad esempio sul piano delle entrate ci sono sempre da segnalare anche le offerte che arrivano nel corso delle gite che vengono svolte, nel corso appunto si diceva delle manifestazioni pubblicitarie. E, tornando un attimo alle spese, sì, non abbiamo avuto delle ricorrenze particolari che invece avremo nel 2018, perché nel 2018 si raggiunge il 50° di fondazione della sezione, quindi è una meta che comporterà sicuramente soddisfazione eccetera, ma anche certe attività che avranno anche un costo. E invece
stavo dicendo, tornando alle frasi, scusate, ho perso un attimo il filo. Ecco, ci sono, le spese telefoniche sono state, si sono mantenute abbastanza elevate, quindi abbiamo risparmiato, come si diceva, sulle spese postali. Invece le spese telefoniche, come sapevamo, da due anni a questa parte sono aumentate notevolmente, perché sta funzionando molto bene il servizio a chiamata dei donatori. Quindi, ecco, con internet, il messaggio sul telefonino, e poi abbiamo internet sempre attiva, quindi ci siamo, abbiamo aumentato molto le spese, però d'altra parte abbiamo risparmiato anche sull'invio delle chiamate, sui francobolli, in quel senso lì. Però il servizio di prenotazione dei donatori sta dando veramente dei risultati molto, molto positivi. Così come un po' sono aumentate le spese sul ristoro dei donatori, perché ovviamente passando da 6 sedute nel corso dell'anno a 9, bisogna garantire anche la colazione, a chi viene a donare, eccetera. Quindi, diciamo che dobbiamo evidenziare sicuramente la generosità della popolazione verso l'Avis, e quindi una sensibilità che viene costantemente dimostrata, e questo è una cosa molto positiva che ci dà soddisfazione e ci rallegra sicuramente. I sindaci, tutto quello, i dati che adesso poi vi leggerò, sono stati certificati dal Collegio dei Sindaci nella loro relazione che riassume tutto, quindi hanno visionato la contabilità che adesso vi presento in dettaglio.